I quasi 50.000 voli cancellati negli aeroporti europei fino a questo momento fanno crescere l'ansia di tutti coloro che hanno già acquistato un posto aereo, soprattutto se in alcune compagnie low cost. Ed il momento più caotico deve ancora arrivare. Fine luglio e inizio agosto saranno segnati dal quasi sicuro caos aeroporti. È stato stimato che le vacanze sono a rischio per circa 7 milioni di persone. Da settimane negli aeroporti italiani ed europei si registrano problemi per i viaggiatori dovuti alla cancellazione di migliaia di voli. Sarebbero finora più di 41.000 le tratte cancellate, di cui 7.000 in Italia. E c'è anche il rischio sciopero negli aeroporti per le low cost e gli uomini radar. Il Ministero del Turismo si dice pronto alla precettazione contro chi vuol fermare il turismo. L'avvocato Valeria Graziussi, consulente di Codacons Italia, consiglia a chi dovesse trovarsi davanti alla cancellazione del volo di conservare i biglietti e tutti i documenti di volo a disposizione. Il consumatore che ha subito un disagio simile assolutamente deve tenere da parte tutti i riferimenti dei voli che ha acquistato, sia diciamo, le spese affrontate per l'acquisto del biglietto, sia relative alla vacanza mancata, oppure se si trova all'estero, le spese affrontate per restare più giorni all'estero per rientrare in Italia. Consigliamo poi di rivolgersi ai nostri sportelli in modo tale da poter trovare uno dei nostri consulenti che lo aiuti a recuperare quello che ha perso, insomma, ecco, quantomeno. La notizia dell'ultimo minuto poi è che l'aeroporto di Londra Heathrow ha chiesto alle compagnie di non vendere più biglietti per tutta l'estate.